Stiamo perdendo la salute mentale. Ah, ragazzi, siamo arrivati al nostro format preferito. Questo. E voilà! Benvenuta, Ema! Che tremendo, c'ho praticamente il computer in braccio. Ciao Sei arrivata ragazzi. tutta di corsa? Sono arrivata tutta stanca più che altro, Ah. però io Benvenuta, quando vi vedo bentornata. sono contenta. Sei contenta? Bene, anch'io, mi fa piacere. E mai sei Sì, contenta? perché siete praticamente la mia vita sociale. No, sto Guarda, scherzando. siamo sulla stessa proprio barca, eh? Cioè, la mia Mamma mia. vita. Oh, Matti, buonasera, buonasera, buonasera. Anche per me la vita Buonasera. sociale è Twitch, assolutamente. Ormai durante la settimana siete praticamente l'unica vita sociale che ho, a parte i pazienti, però consideriamoli non vita sociale. Quanta gente. C'è dell'amore, eh? C'è Quanta dell'amore in gente. chat. L'amore professionale ci mancherebbe. Dell'amore stasera. Stasera c'è Sì, dell'amore. ti piace il Ragazzi, sono tema? talmente stanca che deve essermi diminuita la vita. Oh, Ciao ragazzi, vi Jessica. dico chi c'è in chat Chi stasera. c'è? Jessica, però che ovviamente si è scritta Jessica Cavallone, Sì. è la mia tirocinante nonché assistente. Ma che Quindi bello! mi raccomando, trattatemi bene Jessica, perché Jessica è incinta di una bambina, abbiamo scoperto qualche giorno fa. Wow. Per cui, ecco, ormai Jessica è diventata la di famiglia. Papà Benvenuta. muore, Ma esatto. bello, cioè, ma chissà quanti ti stanno invidiando Jessica per avere, insomma, la fortuna di poter lavorare insieme a Emanuela Papa, posso dirlo? Eccolo qua. Eccoli, hanno Eccolo qua, regalato Psycho Soul, subito l'abbonamento. le ha regalato la sabba Jessica, grazie di cuore Psycho Soul Alex. Grazie, che carino. Carinissimo. Adesso Jessica, tu hai una serie di vantaggi. Diventeremo tutti zii della bambina di Jessica. Oh, che Ovviamente. Avrà bello. tantissimi zii Jessica, quindi Spettacolo. sapevilo, sapevilo. Sapevatelo. Complimenti. Comunque, se fate punto Sapevatelo, esclamativo, sapevo. ecco, l'ha già fatto Maddox, perfetto. Così almeno vedete quali sono i vantaggi, giustamente, di chi ha la sub. La prima più figa è che non vedete le pubblicità che interrompono la live, eh. E se avete il Prime è gratuita comunque, ci tengo a dirlo. E poi un'altra cosa, Yumak mi ha scritto Squid Game dal nulla. Mi piaci Yumak, ciao, buonasera, ben arrivato. Io, bello comunque, l'abbiamo visto Così. ieri sera. E ne abbiamo parlato anche ieri sera. Beh, Emma, a parte il fatto che ho ancora delle Dimmi. patate da finire, va bene, io farò finta Ma di niente. vedo. Ogni tanto smordicchierò. Ma vedo che stai cenando stasera. Stai cenando più tardi del solito, o sbaglio? Sì, allora, siccome, sì. Siccome io attacco le live alle 6, di solito qua si cena alle 6 e mezza, ho detto fammi finire il gioco alle 8, così ho quella mezz'ora dalle 8 alle 8 e mezza che arriva Emanuela per mangiare. Ma siccome sono lenta, allora non ho finito, ma non c'è problema. Perché Dicevo, si mangia lent mangiare lentamente è sano, quindi è per quello sì, in io in realtà realtà che non è che mangio la lentamente papa. Cioè. di mio, è che sto parlando. Quello mi. Avendo. Allora, sì, Ah, dicevo. no, stavo Ti leggendo. piace questo tema Sì? che ti ho proposto? Questa qua, l'ho spoilerato, il tema dello stare L'hai accanto a persone. spiegato? Guarda, Sì, io l'ho stasera proprio detto. non sono riuscita a sentire neanche mezza parola Non ti prima preoccupare, di non ti entrare in preoccupare. live. Di Cioè, solito a praticamente. volte tipo, non so, intanto che mi ristrutturo praticamente, cioè tipo mi tiro sui È capelli come se più che ne avessi altro, bisogno, come se ne avessi bisogno. cerco di ascoltare un pochettino, Di però invece non ho origliare, ma per sentito fortuna oggi non niente. hai Quindi origliato l'ultimo, perché abbiamo no. parlato malissimo di te. No, si scherza, Avete fatto bene, ci non si sa mancherebbe. mai. No, allora, E siccome abbiamo ricordatevi parlato. soprattutto che chi parla male di voi quando non ci siete. No, ho No, sbagliato, degli scusa. altri quando non Chi ci sono parla parlerà male male degli anche di altri voi. quando non ci siete, parlerà male di voi quando non ci siete voi. Quindi, Esatto, almeno fate Deborah, come in me che parlo realtà. male davanti. Ecco, capito come. Davanti, tra l'altro, a più persone, così siamo sicuri. Esatto, sto scherzando. Comunque, siccome abbiamo fatto diverse live su vari disturbi della personalità, su le relazioni tossiche, oddio la vittima, oddio il carnefice, ho detto, ma senti, ma la facciamo una live per parlare invece di
come si può stare accanto a una persona che può avere magari un disturbo, comunque qualche difficoltà a livello psicologico, ma in modo sano, cioè di supporto, non da Croce Rossina, ma da... Si può fare, stiamo insieme, nel senso, o perché sei mia sorella, un'amica, un argomento, o l'amore, sì, è un anche argomento interessantissimo. Lo so. È un argomento interessantissimo che effettivamente non viene proprio non viene affrontato a meno che ci sia proprio un malfunzionamento grosso. E soprattutto, adesso non so chi sto citando, ma forse qualcuno lo sa, però penso sia. Non sia VDA, non me lo ricordo. Quando pensate di avere a che fare con un disturbo di personalità in famiglia, prima siate certi di non essere voi il disturbo di personalità che c'è in famiglia. Beh, ottima precisazione. No? Questo dovrebbe essere di base. Quindi, in realtà, siccome noi tutti abbiamo dei tratti, come ben ormai abbiamo appreso da diagnosi, cose, eccetera, eccetera, sì. Noi tutti abbiamo dei tratti che hanno a che fare con le strutture di personalità. Mm-hmm. Qui, con le strutture, con quello che poi potrebbe diventare disturbo di personalità nel caso questi tratti diventassero disfunzionali, diventassero estremi. Per cui è importante intanto essere consapevoli dei propri tratti, cioè sapere come ci si comporta. Però quando viene diagnosticato un disturbo di personalità in famiglia, perché oggi parliamo di come comportarci non con la sindrome della Croce Rossina, ovviamente. Esatto, ma esatto. Di come comportarci sia che il tratto sia stato diagnosticato, quindi c'è una diagnosi presente in famiglia e quindi si agisce in un certo modo, ma se non ci sono diagnosi e non si capisce da che parte possa uscire la diagnosi, non mettetevi voi a far diagnosi in casa ai vostri genitori, a fidanzati, fidanzate, fratelli, sorelle, nonni, suocere. Perché stasera vi racconto di una mia ex suocera. Certo, no, non facciamo diagnosi né a noi né a nessuno, Deborah, mi raccomando. Ecco. Però... No, non fate diagnosi perché altrimenti poi diventa sparare su delle persone che magari semplicemente hanno... No, assolutamente no, facciamo il caso in cui sappiamo la mia fidanzata ha il disturbo X. Mia mamma ha il disturbo X. Facciamo l'amore. Dai, che c'è tanto da dire. Facciamo l'amore. Quindi, fidanzata, non fidanzato. Facciamo solo l'amore perché. Vabbè. In realtà, in tanti mi hanno chiesto se ho un figlio con un disturbo di personalità. Adesso, stasera parliamo un po' di più del cluster B perché gli altri non sono così. Difficili da gestire come quelli del cluster B. Sì. Gli altri hanno a che fare con aspetti di dipendenza, forse il disturbo ossessivo compulsivo di personalità, quello non in asse 1, proprio di struttura di personalità, che è tendenzialmente molto molto rigido come persona, tende ad essere un po' fastidioso, ecco. La convivenza però non può sono essere persone... Esatto, non sono persone profondamente manipolative, cioè non certo, sono persone infatti che fanno vediamo del male. Più che altro... Sono difficili da gestire perché sembra abbiano un carattere estremamente difficile. Sì, sì, ma infatti vediamo il nostro preferito, il cluster B, che ve lo dico a fare, ormai si esatto. sa. Esatto. Però è interessante. Una breve rassegna. Mentre certo. quelli del cluster A, che sono schizotipico, schizoide, evitante, sì. cioè più che altro è... come riuscire ad averci a che fare, perché quelli tendenzialmente tendono a stare un po' in disparte, proprio evitante, lo dice il termine stesso. Certo, immagino. E in casi molto gravi tendono anche ad avere, a sviluppare aspetti di allucinazioni, soprattutto quello schizotipico e schizoide, però si scindono, per cui tendenzialmente non sono... particolarmente, non dico pericolosi, però fate proprio fatica ad interagirci, per cui ve ne accorgete molto prima che c'è qualcosa che non va, perché sono sempre da soli, non riescono ad interagire, non escono mai. Beh, sono, in quel caso cioè, si potrebbe è proprio, vedere... C'è proprio della socialità, quindi non... Esatto, ma in quel caso comunque magari può essere interessante fare la parentesi su questo, sul casterà, nel senso che
e ci vivi insieme, sta sempre isolato in camera, cioè, esattamente il modo in cui vivo io, ti dico la verità, però non rientro nelle Beh, ma cluster A, che io tu in sappia. realtà non vivi completamente isolata, tu fai delle dirette, quindi hai a che Vero. fare con le persone, comunque interagisci. Invece quelli proprio non sono disinteressati all'attività di relazione Ok, proprio, quindi immagino diciamo, quanto possa essere complicato, tendenzialmente soprattutto asociali. magari da parte di un genitore, a dire il vero, che dice, vabbè, ma Quello sì. Difatti, e più lo fa, e più in quel quello magari si caso sono più i chiude. genitori, perché tendenzialmente queste persone fanno veramente molta, molta fatica ad avere delle relazioni amorose, ad esempio. Quindi il problema è, cioè, un disturbo evitante fa veramente tanta fatica, a meno che non sia non del tutto pervasivo, ad avere poi delle relazioni anche amicali, non solo romantiche, anche semplicemente Ok, e amicali. magari anche difficoltà a lavorare, perché nella maggior parte, comunque in molti Sì. lavori c'è il contatto col pubblico, quindi magari ipotizzo, spesso queste persone sono effettivamente a casa con i genitori, boh, l'ho detta così, e poi magari no, magari no. Esatto. Quindi. Però tendenzialmente c'è un target, diciamo così, il pubblico è tendenzialmente giovane, quindi credo che ci siano pochi genitori oppure hanno figli piccoli. Io mi sono immaginata questo tipo di target che ci Ok. ascolta. Ah, me dici sul E canale? Oh, c'è sì, qualche genitore, eh? dicevo, Qualche genitore? c'è Sì. qualche genitore, però considera che dovrebbe essere genitore di figli Di che un hanno più di adolescente. 20 anni. Allora, Più ok. di 20 anni, perché durante l'adolescenza non c'è ancora la struttura di personalità, quindi Ok. stiamo comunque parlando di persone Sì. No, ma parecchio comunque adulte. poi il focus Quindi, rimane se sul avete cluster domande B. specifiche, ecco, Esatto. se avete domande specifiche me le fate. Se invece per voi va bene, ci soffermiamo un pochino di più sul cluster B, perché in assoluto sono quelli meno gestibili. Sono quelli proprio che ti fanno uscire pazzo, ti fanno proprio andare fuori di testa. Esatto, sì, soffermiamoci su questo, appunto, ripetiamo anche quali sono i disturbi nel cluster B, perché poi fine, e poi vediamo appunto, cioè. Sono antisociale, narcisista, borderline e istrionico, i nostri preferiti proprio, sono Prefe della quelli vita. i nostri Perché, preferiti. cioè, di solito si parla di Considerate questi che se avete. disturbi nei termini di scappa, assolutamente non averci mai a che fare. E, ok, cioè, se ne E sente parlare in quando, tutte le. non puoi scappare, giustamente, ma sono domande, cioè è una bella Lecite. puntata stasera, perché tipo se siete sposate, avete dei figli e quindi non puoi fare il no contact. Sì. E quindi ci Oppure sono se la relazione proprio. comunque, nel senso, non è terminata, nel senso, cioè, alla fine sei innamorato, si è innamorati, uno dei due ha delle problematiche, o tutti e due, non lo so, certo, ti fa impazzire, quello che vuoi, si può fare qualcosa cioè, cercare di convivere il meglio possibile, insomma, al di là Dobbiamo della fine di una sempre relazione. parlare dell'aspetto della dimensione, perché, e qui la dimensione conta letteralmente. Allora io alzo le mani. Francesca Tiberi, la prossima volta. La sessuologa. Ho fatto la battuta. Bella. No, nel senso la dimensione conta nel senso dell'asse dimensionale della diagnosi. Monella! Certo, quanto è pervasiva quella roba Quindi, lì, quanto. se è Sì, una monella. pervasivo, se è Sì, una pervasivo, monella. anche chi è innamorato non è innamorato. Perché essersi innamorati di un disturbo di quel calibro vuol dire avere comunque una struttura destrutturata. Se ti innamori di un disturbo borderline, diciamo così, diagnosticato ed evidente, o se ti innamori di un narcisista o di un'istrionica, cioè comunque stai avendo a che fare con delle persone che vivono in maniera completamente disfunzionale e malsana la relazione, e comunque tu ci stai. Quindi ci sono dei vantaggi secondari. Che non Sì, c'è sono una relativi codipendenza. all'amore, c'è una codipendenza, esatto. Quindi stiamo attenti a parlare di amore in quel caso, perché purtroppo, lo dicevo stasera ad una paziente, che purtroppo dobbiamo distinguere ormai, e ho fatto un parallelo con quello che capitava qualche anno fa, adesso meno, però ormai il modello che noi abbiamo delle relazioni
delle relazioni d'amore ha a che fare con la tragedia, quindi se non ti struggi per amore, se non soffri, se non, non è vuol amore. Dire che non è amore. Sì. Invece no, il problema è che la normalità, i modelli che ci propongono su film, telefilm, tutto quello che va, ci va dietro, sono questo tipo di relazioni, per cui la normalità, la norma è quella di vedere, di trovare delle relazioni che in realtà non sono sane. Le relazioni sane sono quelle in cui stai bene e ti trovi bene e non sviluppi delle, degli effetti collaterali secondari alla relazione. Purtroppo la normalità ultimamente sta diventando molto più quella non sana, che è un po' il concetto che c'era qualche anno fa, quando ad un certo punto il modello di bellezza aveva a che fare con le modelle taglia 36, che erano tutte magrissime, tant'è vero che le modelle avevano scioperato, c'era questo problema, c'era stato il boom dell'anoressia qualche anno fa, no? Proprio perché ormai c'era questa visione della magrezza sintomo di bellezza. Sì, questa associazione. Adesso è stata un po' sdoganata questa cosa, per cui non è più magrezza sintomo di bellezza, ma ci sono le curve, c'è più l'aspetto fitness, ci sono c'è tutto, diverse rappresentazioni. Tutto un altro approccio, esatto. Quindi la normalità non è più per la donna il modello troppo magro, ma neanche per l'uomo probabilmente non lo è mai stato, e per le relazioni c'è questo problema, e cioè che molto spesso ormai le relazioni che consideriamo normali in realtà sono delle relazioni che hanno delle componenti e forse anche questo contribuisce a far sì che a volte alcune relazioni che magari dovrebbero finire per qualche motivo invece vengono portate avanti, perché dice ma tuttavia, cioè tutto sommato è normale, no? Può succedere, sono quei problemi che possono esserci. Normale in senso proprio di percentuale, nel senso che la maggior parte dei casi sono rappresentati in televisione, nei normale, film. La norma, quando noi parliamo di statistica, normalità, proprio. È proprio la normalità statistica, esatto. La statistica ormai non ha più a che vedere con gli aspetti sani della coppia, ma si sta spostando verso una normalità non sana, non strutturata. Certo, con questa premessa ho poi... letto una... Sì. Scusa, ho letto una domanda ci terrei a fare, perché è importante, è una domanda che mi fanno molto spesso, da genitori bipolari. Allora, se sono cresciuto da una madre bipolare e io mi sento molto lunatico, che è una cosa probabile, ricordatevi che il bipolarismo può anche avere una componente genetica, perché non è una struttura di personalità, è un disturbo biochimico, e in diverse occasioni sociali non è stato un bene, avrebbe senso andare dallo psicologo? Assolutamente sì. Assolutamente perché, sì. Appunto, dallo psicologo ha senso per tutti andarci, a dire il vero. Poi... È vero. Però nel caso del disturbo bipolare ci sono delle ricerche, degli studi che sono stati fatti. Ricordiamo che il disturbo bipolare è un disturbo di asse 1, quindi sintomatico. Ci sono dei sintomi precisi, non è egosintonico, è egodistonico, cioè ci soffrono, quelli che lo percepiscono. E ci sono diverse tipologie di bipolarismo. Diciamo che le tre più riconosciute sono il bipolarismo di tipo 1, dove ci sono dei picchi di maniacalità che sono soggetti anche a deliri, allucinazioni, con dei picchi down di depressione maggiore, quindi l'oscillazione veramente molto, molto, molto ampia. Vi ricordate che vi ho detto di andare a vedervi quella puntata di Modern Love, dove c'è... Anne Hathaway che ha un bipolarismo, in quel caso di tipo 1. Poi c'è il bipolarismo di tipo 2, in cui c'è comunque una depressione maggiore come down, ma non c'è la totale maniacalità, quindi può esserci una sorta di euforia o come uno stato di equilibrio, e poi un'oscillazione, quindi è comunque un'oscillazione. Poi c'è la distimia. Ecco, bravo, l'ho visto quella puntata con Enato. Bravo, Gabriele. Quello è un bipolarismo di tipo 1, bravissimo. Titanic e poi c'è un amico. Vedi, è interessante parlarne, perché anche per chi ha degli amici l'aspetto... con dei disturbi, no? Certo. Stasera l'aspetto ne parliamo, distimico, l'aspetto distimico, che ha a che fare con un'oscillazione dell'umore
che però, diciamo così, è più reattiva a dei periodi particolari durante l'anno, quindi delle oscillazioni che hanno a che fare con Cambio di primavera, se l'autunno, le stagione. feste, esatto, però viene diagnosticata la distimia, che molto spesso è associata in asse 2 alla struttura borderline della personalità, Ah. che come caratteristica tipica del comportamento ha le oscillazioni del tono dell'umore. Sono quattro tipologie diverse di oscillazioni del tono dell'umore con quattro cause diverse. Ok. Per cui è importante sapere che è il motivo per cui c'è un'alta correlazione tra il bipolarismo di asse 1 e il disturbo borderline di asse 2. Quindi spesso succede che Come toghi? No, quando si... no. Sapevo di essere borderline, no? Ma non è vero! Ciao, Ma toghi! no! No, però voglio dire una roba. Adesso, ora, hai detto che comunque può essere ereditario. Ora non so. Mi sento di dirlo io, poi magari Il correggimi tu. bipolarismo sì, Dico però, il Vasculi, bipolarismo non sì, come andare in depressione paranoia. maggiore. Non andare in paranoia perché, non so, spero che non emerga questo, no? Cioè, non... Vai magari a... No. La paranoia no, però, allora, la paranoia no, Cioè, però potrebbe essere, ma nel senso sicuramente. non vorrei che poi la gente magari si Allora, no, spaventasse, eccetera. non c'è da spaventarsi. Se sei qui a fare delle domande pertinenti di questo genere, non hai da spaventarti. Nel senso che hai percepito che c'era un malessere nell'oscillazione del tono dell'umore quando hai una vita sociale, a volte succede che hai una vita sociale, benissimo, perfetto. Quindi vuol dire che hai percepito che c'è qualcosa che non ti tornava come di conto. Se ti fai una consulenza da uno psicologo, Perfetto. se non altro ti togli il Sì, dubbio. comunque Tra male non fa. l'altro, i caregiver, cioè le persone che hanno a che fare con dei disturbi di questo genere, che poi stasera possiamo parlare di disturbi di personalità, ragazzi, ma possiamo parlare anche di altri tipi di disturbi. Ci sono dei Io disturbi che dico in sono più gravi da generale, no? tenere in Come stare casa, quindi accanto? possiamo parlare in generale. Esatto, sempre sul mentale però rimaniamo, perché se andiamo adesso a vedere... Certo, Capito? Sarebbe un'altra live, no, c'è sempre sul troppa carne al mentale. fuoco. Ciao Lady. No, però ci tengo a dire questa cosa. Ci sono delle patologie mentali che hanno un'origine anche genetica, per cui si indaga anche la genetica per vedere se, non so, la nonna ha avuto una depressione maggiore, ci sono stati, insomma, pregressi perché si è visto che c'è una correlazione genetica, tra l'altro soprattutto con, il cromosoma X, e Quindi quindi quello femmine. femminile. Ok. Quello femminile. E anche nel bipolarismo ci può essere una predisposizione. Ok. Però è vero anche che nel bipolarismo, quando un bambino cresce con un disturbo, poi bisogna vedere se è compensato, se non è compensato, perché una diagnosi ben compensata, ricordiamolo che non fa danni. Potrebbe fare danni nel caso in cui fosse scompensato. Quindi un bambino piccolo che cresce con una madre scompensata, con un disturbo bipolare, è altamente probabile che sviluppi qualche caratteristica del disturbo da un punto di vista psicologico. Perché? Perché quando noi cresciamo avevo bisogno soprattutto, abbiamo bisogno di avere il feedback da parte dei nostri genitori per strutturare il nostro io. Io direi il nostro narcisismo, però non confondete le due Non cose, il nostro io, confondiamo. proprio il nostro modo di essere, no? Un rispecchiamento. Quindi il bambino, la bambina in questo caso, vanno a ricercare nel genitore una modalità di interazione di compatibilità, proprio per riconoscere il feedback. Noi abbiamo la nostra struttura specchio che cresce insieme al bambino e cresce a livello strutturale, proprio a livello di quantità di neuroni Ah, nella per il nostra cervello. testa quando andiamo in empatia con le persone. Pensate ad essere empatici a comprendere una madre con un disturbo bipolare scompensato. È molto difficile. Certo. Quindi il bimbo ha bisogno di continuamente fare delle oscillazioni, però sai, finché sei adulto e hai già una struttura tua è un conto. Se Se sei un sei un bimbo piccolo e neonato... hai continuamente esatto, se sei un bimbo piccolo e hai continuamente queste oscillazioni, è presumibile che
ci sia una difficoltà proprio dell'interazione. Quindi di solito si sviluppa anche una tendenza ad essere molto più attivi, anche molto più comprensivi, molto più veloci a dover comprendere le oscillazioni dell'altro. Quindi non è che diventi border, però sicuramente un impegno a comprendere la propria capacità emotiva e regolazione emotiva, magari ci si può provare a fare un giro da uno psicologo per vedere quantomeno la struttura a che punto è. Ma quello poi a prescindere, grazie mille per questa bella risposta che può servire comunque a tutti, no? Però dico, poi a prescindere, se abbiamo dei dubbi, cioè già al pensare, forse di questa cosa potrei parlare con uno psicologo, per secondo me è già un sì la risposta, perché tanto non perde, cioè, non si parla di, forse dovrei rimuovere un rene, cioè nel senso, no? Lì non hai nulla da perdere, anzi, tutto di guadagnato, consapevolezza, se hai un dubbio lo togli, via via dicendo. Cioè, poi è bellissimo, ragazzi, il percorso di psicoterapia. Ho visto che hai fatto una diretta sulla tua psicoteterapia che ti ha fatto piangere. Non so niente, mi dispiace. Sì, no, non ho approfondito perché diciamo che ora prendo solo veramente un minuto per dirlo, perché poi il tema era un altro, no? Però è abbastanza normale piangere in psicoterapia. No, ma sì, ragazzi, ma infatti mi è successo, cioè, diverse volte. Io ho i fazzolettini pronti, lo sanno i miei pazienti che ho i fazzolettini pronti sulla... Certo. In realtà però non ho approfondito in live, perché un conto è stato parlarne in psicoterapia di quelle cose. Diciamo che... Certo. Pensavo di farlo comunque, di parlarne anche poi in live, perché penso che possono essere tutte cose utili da condividere, però sono cose veramente molto delicate e infatti mentre lo dicevo, cioè riassumendo brevemente di cosa si era parlato, ridevo, e questo non è una reazione emotiva congrua a quello che è successo, quindi proprio perché c'è tutto il discorso della gestione delle emozioni in psicoterapia piangevo e mentre mi ci riferivo in live, ridevo, ciao zio Pelù, mi fa capire che forse non è ancora il momento giusto per parlarne pubblicamente, insomma, nel dettaglio di cosa è successo. Cioè, ho detto brevemente, tra l'altro, con mio padre, capito, ho detto due parole. No, allora, guardate che, allora, si piange per svariati motivi, non per forza si piange di tristezza in psicoterapia. No, infatti, nel mio caso era il dispiacere. A volte c'è, cioè, semplicemente ci si può, a volte si piange per dispiacere, si piange per alcuni ricordi, si piange di felicità, ci si emoziona, un sacco di motivi per piangere. Tra l'altro piangere, certo, è molto sano, io continuo a ripeterla sta cosa, piangere è sano, cioè le persone che non piangono mai hanno molto spesso, non dico tutte perché adesso quelli che non piangono mai sotto, io non piango mai! Beh, ciao Catalina, un blocco, come minimo hanno un blocco. Ma un po' di blocco, sì, perché piangere è una cosa veramente sana, cioè fatelo anche da soli, non fatevi vedere, posso comprendere che non vi vada di essere visti perché ci sono delle, purtroppo, degli impliciti sociali che portano a doversi vergognare quando si piange in pubblico. Anche se non c'è nulla di male, se questa cosa venisse, come si dice, sdoganata, ben venga. No, l'altro giorno stavo guardando un film molto bello che consiglio a tutti a proposito di Io con la papa piano. Ah, ma sei la sua cliente, non lo so. Sì, non no, cioè praticamente c'è... Oggi abbiamo aperto a tutti i tuoi allievi, non mi viene il termine, vabbè, comunque va bene. Allievi va benissimo, allievi di vita. No, comunque ai assolutamente, pargoli, nel mio caso era un pianto, diciamo, lei mi ha detto stai empatizzando con quella bambina ero io comunque, per dire. Niente. Certo. Ma quando, mi piacerebbe parlarne, non ora ovviamente, però mi sono accorta che in realtà non ci riesco ancora. È un esercizio particolare, quello del bambino interiore, che purtroppo anche quella viene inflazionata dal fatto che ci sono un sacco di mental coach, perdonatemi questa stasera la butto così, che poi parlano di bambino interiore e purtroppo sminuiscono il concetto. E in realtà
è proprio un esercizio di visualizzazione che non è così semplice. I pazienti a volte lo fanno da soli, a volte ci sono dei sogni che hanno a che fare con i bambini interiori e così via, però il bambino interiore fa sempre molta tenerezza. Chiuso l'argomento Yes. e stavamo Fa dicendo del disturbo stavamo borderline, del dicendo disturbo dei disturbi narcisistico, come starci accanto. di ASE1, il bipolarismo. Ecco, c'è una correlazione, per finire la risposta, c'è una correlazione, se vista positiva, con il disturbo bipolare e lo sviluppo di tratti borderline nella prole. Tratti, quindi può essere che ci sia una maggiore sensibilità emotiva, può essere che ci sia il bisogno comunque di. Ragazzi, se avete comunque avuto in famiglia delle persone con delle patologie gravi dal punto di vista psicologico, ecco quello che dicevo prima dei caregiver, cioè fatevi un giro da uno psicologo perché è altamente probabile che comunque vivere con una persona Sì. con delle grosse difficoltà psicologiche, cioè che Cioè, quella siano di persona ti ASE1 o di educa, ASE2, quindi qualcosa ti comunque sia lascia. quella persona ti educa, per cui anche solo, ma non solo nell'educazione attiva, cioè quella esplicita, ma anche nei comportamenti impliciti e inconsci che tu vedi. Per cui c'è bisogno di, non so, essere più consapevoli di quello che in voi può essere scattato. Cioè non c'è bisogno di fare psicoterapia e No, no, psicanalisi, però certo. nei comportamenti appresi, bravo Tocchi, per cui comportamenti Top. consci e inconsci appresi, anche stili relazionali, modalità di interagire, ci Che poi sono, ora chiamateli come aggiungo, vi dimmi pare. se è corretto, che magari questi stessi stili inconsci e consci possono essere anche cose che noi riconosciamo nei genitori, magari come negative e che disprezziamo, magari. Però chissà che in parte non abbiano comunque appunto influito sul modo in cui noi, inconsciamente o meno inconsciamente, pensiamo e agiamo. Quindi tutto fa, insomma, parlare in psicoterapia è sicuramente Allora, utilissimo. vi dirò che in psicanalisi, in psicoterapia, degli imprevisti, degli shock più grossi che hanno i pazienti è quando si rendono consapevoli di avere gli stessi tratti dei genitori, cioè si rendono conto che hanno alcuni comportamenti che sono molto simili ai genitori. E Magari ecco. non è, insomma. Beh, è uno E non è shock, poi raro, dipende anche, e no? sì, Dipende un po'. è uno shock, non è raro che i Purtroppo. pazienti dicono, oh mio Dio, sto parlando come mia madre, oddio, ma così si comporta mio padre, cioè capita, è normale, cioè, sono i vostri genitori, più o meno Certo, inconsapevolmente certo. avete appreso qualcosa, no? A volte magari Inevitabilmente. A volte si apprende anche a far fatica ad avere delle relazioni o a far fatica a stare nelle relazioni. Ecco, un'altra cosa che mi chiedono in tanti, soprattutto questo per quanto riguarda i disturbi di personalità, è come gestirli non solo in famiglia, ma ragazzi, al lavoro. Al lavoro, quando avete dei colleghi che hanno dei disturbi di personalità, Lì è lì è ancora più difficile perché difficilissimo non c'è perché. neanche l'affetto che ti dice l'amore, dici ok, lì se è No. un collega ti do un niente, ti do un consiglio, vai in psicoterapia. Si scherza. Ah, quello No, è poco ma sicuro. Il tosta, problema è veramente immagino che quando sia il collega complicato. o il boss sono dei narcisisti. Allora lì si Se lo è il comincia. boss, È è proprio un bel difficilissimo casino. avere un collega o un capo che hanno dei disturbi borderline è difficilissimo, perché il disturbo Vengono borderline licenziati. No, sto scherzando. fa veramente molto, no, fa molta molta fatica a Scherzo. strutturare, quando è proprio un disturbo conclamato, fa fatica a strutturare delle organizzazioni lavorative per cui ad un certo punto ha dei dipendenti. Poi dipende Ecco, anche dal lavoro, quindi lì. sicuramente, dai. Esatto, lì fa fatica a strutturarlo, quindi è più difficile. Però, ad esempio, gli antisociali strutturano delle organizzazioni, magari organizzazioni non particolarmente legali, però Criminali. le strutturano. Capito?
Oh, raga, lo sapete, noi in Quindi. questo format parliamo di cose serie, ma anche con un po' di leggerezza, a volte sdrammatizziamo, mi raccomando, nessuno se la prenda. Sì. Salutiamo tutti gli antisociali che sicuramente non ci stanno seguendo. Salutiamo tutti gli antisociali. Ho fatto un video l'altro giorno, Deborah, a proposito di la prendiamo. Ho fatto un video, Sul qualcuno l'avrà narcisismo? visto. Io ho Mi visto qualcosa. sono, stranamente, mi sono arrabbiata con tutti, perché ho visto un video, I forse l'avevo già bianizzi. detto, che o lo volevo fare o ero in procinto. Ho visto un video di una educatrice, mi ricordo, era un'educatrice, che a un certo punto diceva che noi che parliamo di narcisismo stiamo stigmatizzando praticamente la patologia, le persone, stiamo ghettizzando le persone che hanno un disturbo narcisistico. Dovremmo imparare a capire che anche loro soffrono, che anche loro hanno delle problematiche, eccetera, eccetera. Ecco. È davvero Sappiate che che comunque no, hanno delle problematiche e certo, soffrono. e Sì. è molto pericoloso un video di questo tipo perché sottendere, cioè far pensare che si possa veramente entrare in empatia con dei disturbi narcisistici rischia di far diventare le vittime ancora più vittime, no? Perché pensi che con le perché li devi capire. Probabilmente questa persona che ha fatto questo video non aveva mai avuto a che fare Io ho con un questo disturbo problema, narcisistico di personalità. l'abbiamo capito, l'abbiamo riscontrato, insomma, Perché empatizzo vi con. assicuro, esatto, vi assicuro che se avete avuto a che fare con un disturbo narcisistico vi rendete conto che se appena appena può quello, intanto che empatizzate, vi toglie tutto quello che avete, cioè proprio vi fa del male senza pietà. Per cui lasciate empatizzare i professionisti Beh, nel caso in io cui si tendo a sentano di empatizzare, però empatizzare. è una, due, tre, quattro, Ma poi magari continuo a empatizzare, ma lontano, lontano da Peppina! te. No. No, in Non realtà dico più di che far bene, empatizzare con disturbi narcisistici, eh. Ciao. ho una paziente che ha un padre narcisista. E ovviamente un vissuto relazionale difficilissimo perché molta fatica a legarsi, cioè proprio ad avere a che fare con gli uomini, bellissima ragazza, ha difficoltà a che fare con gli uomini perché suo padre ha, insomma, ovviamente ha assistito allo scarto della mamma, a innumerevoli donne del padre, ma in una maniera Magari siamo pesante, sorelle. gaslighting La salute. ovunque. La salute. Salutiamo. Sì, non credo che ci stia vedendo stasera, ma Oh, ma comunque, scherzo. comunque ce ne sono tante di queste storie. E lei, poverina, sta Sì. facendo una fatica. E cosa fa adesso? Ha dovuto evitare completamente il padre per un certo periodo, perché il padre ad un certo punto si è messo con una sua amica. Brava Lefty. Un'amica di lei. No, Un'amica della figlia, sì, ma amica della figlia. Vabbè. Non la perché amica della figlia ha figlia, ma 26 perché amica anni, della figlia. il padre ne ha 50 e qualcosa e si è messo con un'amica della figlia, L'amore non è per cui età, lei però ovviamente è andata un po' in porcaccia. crisi. No, ragazzi, ma lì non è questione dell'amore che non ha età, lì è proprio questione di buon senso e di buon gusto anche veramente. Comunque si è messo con, Porcanna. sedotta la. È una ragazzina perché effettivamente è una ragazzina e sono stati insieme qualche anno. Lei per quegli anni non ha più visto il padre e ha sofferto molto di questa cosa. Figuratevi, poi la figlia di narcisisti tendenzialmente ha una necessità, cioè si sente sempre molto in competizione quando succedono queste cose. Per cui In che la senso? difficoltà, oltre ad aver perso amica, anche a dover gestire il padre. La soluzione che ho trovato è stata quella di evitare il padre per molto molto tempo, non si sentivano più neanche per gli auguri. Recentemente ha imparato a relazionarsi con il padre come un padre con una patologia, che Cosa che io non voglio neanche è provare a fare. Ciao! un passo avanti. No, Ma no, in sicuramente, realtà, allora eh. considera che Sicuramente. un padre con una patologia vuol dire rapportarsi col padre con quel tipo di patologia, perché ne stiamo parlando proprio stasera. Certo, è E proprio cioè, l'argomento di stasera, esatto. Poi ci sono io ed se quella evito del tutto. patologia,
Però è ma l'argomento, certo. rapportarsi col padre con quella patologia significa che sì, mio padre esiste, mio padre c'è, ma quella patologia gli impedisce di essere un padre, letteralmente, cioè di essere il tipo di padre che io, di cui avrei bisogno, il Di tipo di sicuro non padre di ti cui quella ama, o mamma ha no? avuto bisogno. Quindi, Cioè, se si è detto che non. Il concetto di amore ha a che fare con quello che loro credono sia amore. Non ti dico neanche amano a modo loro perché No, perché dici manca proprio ti l'empatia nella percepiscono. persona, no? Narcisista, manca totalmente l'empatia, di conseguenza, cioè, mancherà anche Di il conseguenza non sentimento. riconoscono i tuoi bisogni e non riconoscono i bisogni dei figli. Questo È già è una cosa. sicuro. Non riescono a riconoscere il bisogno dei figli, proprio non ce la fanno. No, cioè, non potete affidare ad un genitore narcisista, la vostra gestione emotiva. Non ce la fa, non può, no? Poi comunque Ma ripeto, nemmeno ad una io, persona. cioè, mio padre non ha una diagnosi di disturbo narcisistico, anzi la mia psicoterapeuta con la quale ho parlato sostiene che sia, mi ha detto, secondo lei è psicopatico, esiste questo termine? Ha detto no, questo qua sembra più Addirittura. psicopatico, mi ha detto così. Sì, che però è uno spin-off, diciamo così, del disturbo narcisistico Capito, estremizzato. capace che appunto, quindi non lo so se vale, Estremizzato, sì. però è così. Cioè, un conto è non prendersi cura dei bisogni, un conto è cagarci in testa a quei bisogni, cioè, capito? Cioè, nel senso, un conto è ignoro, Perché un conto è ci diventa metto attivo, è proprio attivamente, attivo cattivo, diciamo, attivo, con la cattivo. C. Eh no, lì è diversa la situazione. Un conto è il padre o il genitore comunque che ignora i bisogni, non lo so perché non è in grado di empatizzare, non ci arriva, non ce la fa. Un conto è quello violento, quello cattivo, cioè cattivo, è un'altra cosa, Il appunto. padre violento va evitato, punto. Infatti, io lo evito, ma da anni che lo evito. Quindi, con tutto che se dovesse Succede, ragazzi, ricapitare, siamo lui, umani. ah, ti amo, io ti ho sempre amato, l'amore della mia vita, eh. No, vabbè, ma stiamo parlando di una situazione, vabbè, poi un giorno approfondiremo. Comunque, no, come si sta, appunto, accanto a persone, in questo caso, tu ci stavi raccontando di una figlia con il padre, poi la cosa può essere anche. Sì. Diciamo, lei ha imparato a gestire questa cosa, diciamo, riconoscendo la patologia, questo è conclamato, patologia del padre, e rapportandosi con lui per quello che lui può essere come padre, cioè chiamarsi padre, avere. Lui, per esempio, solitamente dimostrano l'affetto in questo caso, non certo con l'empatia, ma a volte lo dimostrano facendo dei regali in Materiale. maniera molto più molto materiale. Quindi, una volta quando suo padre le regalava qualcosa, lei lo prendeva malissimo, lo prendeva quasi come un'offesa. Oggi suo padre le regala qualcosa, lei dice grazie papà, basta. Cioè, ci Ok. sono Vabbè, dei comunque passaggi. anche lei si è fatta il Questa suo però percorso. è certo, Per cioè lei arrivare a viene in questo, per terapia, avvicinarsi in esatto, questo modo, sì, lei ha fatto giustamente. terapia, questo è un passaggio per esempio all'interno di una psicoterapia, Immagino, il immagino. che significa che ha sviluppato una sorta di, è brutto chiamarla così, però lo è di fatto, una sorta di indifferenza, quindi non è un problema, non è più un problema che tuo padre ti faccia un regalo, Certo, perché vuol capito. farti un regalo? Boh, ok. Fa Non regalo, c'è più grazie papà, l'interpretazione non c'è da del. soffrirci per Certo. 15 giorni perché ti ha fatto un regalo e però non ti ha dato un Affetto. abbraccio. Insomma, Ecco. la sto semplificando. Però imparare a gestire queste persone con, diciamo, un livello di comprensione diverso, quando non potete averci niente, non potete non averci a che fare, o comunque quando non sono il vostro fidanzato o la vostra fidanzata, perché lì queste strategie non funzionano, ragazzi, se state con un narcisista, via. Punto. Ah, ecco, Cioè non. interessante. Quindi no, non funziona Punto. questa situazione qua. Vabbè, anche perché tu ti aspetti No. affetto nella relazione. Non è che dici, vabbè, anche No. se se non c'è affetto, mi regala No, l'oggetto. Non è proprio, insomma, che no. no, però hai un'accettazione che non ha che, no, cioè non stai male, non stai più male, ecco qual è. Avere un rapporto con lui senza sofferenza, perché
sei andata oltre, cioè È già hai tanto, sì. disinnescato l'ideale del padre, che non può Accetti che tuo essere. padre Quindi non se è tu così. continui, per Fine. forza, però l'accettazione in quel caso ti alleggerisce, perché Certo. smetti di soffrire per un ideale di padre che non puoi avere, non ce l'hai, non è così. Le cose succedono e non è così. Aspetta, Vincenzo, che sei entrato, ciao, buonasera, scrivendo, ciao, posso raccontarti la mia storia o dei problemi? Vorrei sapere se la dottoressa può aiutarmi. La puoi raccontare, ma non adesso, cioè in privato, all'interno di una seduta di psicoterapia, che puoi chiedere alla dottoressa contattandola in privato Contattando Jessica, e... no, sto scherzando, no, contattandomi in privato, però prossimamente vi risponderà Jessichina, per cui Certo, sì, siate non, buoni. di sicuro non facciamo, ecco, qui sedute, diciamo, psicanalitiche, ecco. E No, quindi tranquillo, per la privacy è oggi. una cosa che rimane tra di voi. In sostanza, l'unico modo è che la persona faccia terapia, quindi da lì potresti riuscire a confrontartici. Con un genitore, con un fidanzato, forse meglio dice lasciare perdere. Nel caso hai detto del disturbo No, narcisistico, ora hai detto, però non so gli del altri, ad disturbo esempio... narcisistico, ragazzi, se c'è un disturbo narcisistico di mezzo, la relazione non può essere una relazione sana. Punto. Cioè, non, non, no, È no. Perché per impossibile. quanto voi vi umilierete, vi dispererete, vi annullerete, non arriverete mai abbastanza annullati, disperati e distrutti abbastanza. Punto. Nemmeno se la persona in Per cui questione fa non. psicoterapia, dice Lefty, però No, abbiamo visto più la volte se la come affronta la persona psicoterapia. in questione fa psicoterapia, è altamente probabile che non sia un narcisista, ecco. Oppure, come ci hai Oppure non è spiegato tu, quando terapista. anche c'ha il disturbo narcisistico di personalità, almeno quello che mi ricordo da quello che hai detto tu, Emma, si mette in competizione con lo psicologo per dimostrare che in Sì, realtà, cioè. ha fatto le quattro sedute, a volte ci va per dimostrare alla partner nel momento di love bombing, di recupero, perché nel momento dell'hoovering, quando cerca di recuperare la partner o il partner, perché Sì, le ricordiamoci che c'è dimostrazioni anche la versione eclatanti, femminile, certo. dimostrazioni eclatanti, quindi non so, si fa 3-4 sedute, c'è proprio 3-4 sedute puntualmente, Sì. in cui va da uno psicoterapeuta per provare a. E poi smette, perché poi entro le 3-4 sedute, considerate che saranno fatte nel giro di un mese e mezzo, due, e Sì. nel giro di un mese e mezzo, due, il love bombing è già bello che è passato. C'è già la Ciao, fase per cui poi successiva, quindi siamo c'è già tornati. È la fase così. del non ci vado dalla psicoterapeuta, tanto ho capito che il problema non sono io. Come ci si cura Quindi dal disturbo non. narcisistico di personalità? È una domanda. Ciao, Allora, Bracciali! vi rispondo come mi è piaciuto tantissimo, ha risposto la dottoressa Tiberi l'altra volta, che trovo assolutamente geniale. Cercare di curare un disturbo narcisistico di personalità è un po' come cercare di curare una persona gay perché È un paragone forte, non, di sicuro non vogliamo è gay. Cioè, è alludere al un fatto che si paragone tratti di forte. malattie, Perché la ovviamente. persona gay non è curabile, nel senso che non è manco una patologia quella, Esatto, mi però sarebbe raccomando. come farvi capire, oppure, guarda, cercare di far diventare una persona eterosessuale gay, ecco, al Esatto, cioè il contrario, è punto la è che stessa non puoi cosa. trasformare in questo È ego senso sintomo, non puoi trasformare l'identità. È l'identità. l'essenza della Allora, persona, ecco, guardate. questo. È l'essenza della persona, perché è ego sintonico. Ci sono moltissime probabilità con i disturbi borderline, ci sono buone opportunità per disturbi narcisistici che non sono completamente pervasivi, ma quando non è completamente pervasivo e ci sono delle finestre, si riesce a fare qualcosa. Però, ragazzi, le finestre non cercatele voi. Perché le trova il professionista nel caso in cui ritenga che effettivamente ci possa essere margine di lavoro, ma altrimenti no, Beh, non vi conviene ragazzi, si sta proprio nemmeno parlando di provare. malattie, cioè di disturbi di Che personalità. succede? No, perché dice, Non per me è capisco. difficile da accettare il concetto che appunto non sia recuperabile, no? E lo capisco, però è come dire, voglio che la persona che non ha un arto, non accetto che non ce lo abbia. Va benissimo, puoi non accettarlo, ma No, comunque in nessun modo gli ah, ma ricrescerà, in nessun modo gli è ricrescerà, ancora capito? peggio, è ancora peggio. Anche ci fosse
un modo per fargli ricrescere l'arto, questo non se lo vuol far crescere l'arto. Quindi il grosso problema non è recuperare il narcisista patologico perché è irrecuperabile, non lasciamolo a se Cioè, stesso. Da patologico, me ci sono, forse non si capisce. ci sono delle strutture narcisistiche patologiche. Vengono, ok? Vengono, non sono completamente pervasivi perché altrimenti non si Non sarebbero verrebbero. mai vietati, esatto, di venire. Vengono, poi io li metto anche davanti all'evidenza dei fatti quando vengono e per cui spiego loro la situazione, possono capire o meno, nel senso che Cioè, dipende gli da dici, quanto sono hai un disponibili disturbo effettivamente. narcisistico? In questo senso, gli dici In la. alcuni Ok. casi sì. In alcuni casi E come la dipende, prendono? dicevo, Questa alcuni diagnosi? sono molto fieri. Ah. Alcuni sono molto Tu fieri di una volta l'avevi averlo detto perché che sono in alcuni casi importanza. certe persone percepiscono il narcisismo come un superpotere. L'avevi detto in una live, una cosa del genere. Assolutamente sì. Addirittura creano dei gruppi in cui si percepiscono come un'elite. E Cioè, percepiscono gli empatici come deboli. degli sfigati, inutili, deboli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'empatia diventa una disfunzione per loro. Cioè, ti considerano che se sei empatico vuol dire che sei disfunzionale. Ok, Non, in la cosa. caso di guerra si decidere, per dirti. Loro Ok. si fanno questi pensieri. Il pensiero è: in caso di guerra ci vuole un narcisista che non abbia troppa empatia. Io poi mi chiedo per quale motivo ci dovrebbe essere la guerra, secondo loro. Però sono gli stessi che poi la fanno la guerra. Ecco, ma io voglio dire una cosa, no? Io ovviamente non lo conosco, nessun disturbo bene come tu o come chi li studia, no? Però una cosa che penso di aver capito è che probabilmente noi nel linguaggio comune, nella mentalità comune, non ci rendiamo conto davvero di cosa voglia dire avere un disturbo della personalità. Nel senso che da quando a me hanno fatto la diagnosi e mi hanno detto che non ce l'ho, mi sono detta quanto cazzo deve essere grave avercelo. Vi dico solo questo. Cioè, solamente quando mi hanno detto che io non ho un disturbo mi sono chiesta, ma chi ce l'ha il disturbo? Mazza. E ora tu dici che ci sono vari livelli anche di narcisismo, quindi probabilmente, ragazzi, Sì. non è soltanto uno che si specchia e si vede figo e dice, vabbè, c'ho l'autostima alta e sono un gran figo. No. Cioè, non è solo quello. Cioè, deve Cioè. esserci della roba veramente molto, molto, molto grave nel modo in cui queste Ma persone no, pensano ragazzi, e cioè, vivono. mentre voi pensate a come potrebbe essere recuperabile un disturbo narcisistico Perché puro, siamo questo sta pensando a empatici? come fregarvi. Perché siete empatici, questo sta pensando a come può farvi del male, a Capite? come Cioè, cosa se può è ottenere così da voi, grave, allora poi a tutto ha un cosa può senso dirvi perché diverso. voi siete ancora più in suo potere, cioè non gliene frega proprio niente di guarire, cioè, ma non ha, lui non deve guarire, No, mio non padre si me pone l'aveva detto proprio il chiaramente, problema. io non devo cambiare proprio nulla. Non, proprio non si pone Cioè, nemmeno il problema, non è una ormai stigmatizzazione della patologia, è perché cioè io no, anche. loro non hanno il problema della patologia, ce l'avete voi che gli state Ok. Cioè, quindi bisogna pensare che quando si sentono certe cose, evidentemente si tratta di cose molto più gravi di quelle che penseremmo. Perché normalmente, cioè, no, quando dici, assolutamente. vabbè, ma magari è un po' così, è un po' più. No, quello può essere una struttura di personalità. Di uno che magari se la crede un po' di più o che ha le emozioni svalvolate, che ne sappiamo, ma quando si Ma tratta sì, eventualmente. Ti dico quello che ho capito dicevo, io, quando di gli disturbi. stronzi, non è che adesso tutti gli stronzi sono dei disturbi narcisistici, Esatto. ragazzi. Perché a No, volte dici, ma no, non guarda è così. che brutta merda quella persona che dice così, no? Per dire, magari invece cioè, ha le motivazioni per dirlo. Io ero convinta di avercelo un disturbo della personalità, e lo sapete benissimo, l'ho cercato in tutti i modi per sapere, mettimi l'anima in pace. E a quanto pare non c'è. Quindi per questo motivo mi sono resa conto di quanto, cioè, ho empatizzato ancora di più con chi ce l'ha per dire, cazzo, se già io mi sento, dal mio punto di vista, mezza incasinata, chissà davvero chi ci vive sul serio. Cioè, un disturbo della personalità è una cosa seria, cioè è una cosa grave, raga. Una cosa E io grave. sinceramente, dopo tante live, soltanto proprio di recente sto capendo questa cosa. Proprio terra terra, niente di che.
Però anche io dico, ma cavolo, ma come andando in psicoterapia pure il narcisista non può riuscire a fare cosare? Cioè, è proprio un altro modo di pensare a quanto sto capendo. Non ci va, non gliene frega niente, comunque lui è già figo, cioè non è che è figo, non ne ha bisogno. Poi magari, No, non lo non so, ha adesso ci no. saranno magari delle eccezioni. Io mi ricordo, abbiamo intervistato Pellegrino, lui aveva, ci ha fatto, Pellegrino Dormiente, lo conosci anche tu perché sta nello stesso gruppo. Sì, Lui, lui... lo Ora conosco. no, vabbè, oh, no, apro e chiudo perché non parliamo di altre persone, però siccome ne abbiamo parlato in live, abbiamo pubblicato anche la No, live, ad lui esempio lui... afferma di avere un disturbo cioè lui proprio dice di avere un disturbo Sì, narcisistico, l'abbiamo Pellegrino. intervistato e ha detto che comunque ha seguito un percorso di psicoterapia, vi dico, ve la faccio breve, ecco, adesso. E in poche parole, sarebbe capacissimo di usare tutti gli strumenti del narcisista, però sceglie quando usarli e se non usarli, ok? In poche parole. Poi, questa, insomma, è l'esperienza, diciamo, che ci è stata riportata. Però non significa necessariamente guarire da un disturbo di personalità, significa imparare magari a usare strategie diverse. Questo mi viene da pensare a me, mi viene da pensare. Non cambi la personalità, giusto? Cioè, c'è qualcosa che Allora, non ti è rimasto qui. posso allora Ho fatto una facciamo che cacata. non mi esprimo su quello, No, facciamo che non esatto, mi no, no, esprimo no, su quello non che parliamo dice di un altre disturbo narcisistico. persone e non lo faccio mai, No, ma in questo non caso è solo posso. perché Ma metti che ce l'ha un detto lui. disturbo narcisistico di personalità mi dicesse: io sono un disturbo narcisistico di personalità, potrei farti del male, ma non lo faccio perché ho il potere di non farlo. In quel momento lo sta facendo. Beh, ma sì, si è scherzato anche su questo, cioè se in realtà sei ancora più figo, sei ancora più narci perché hai il potere di non farlo quando non vuoi. In realtà c'era stata questa battuta. Però è vero, non si rendono veramente conto, a parte che non è pervasivo, No, cioè allora non attenzione, è l'hai una detto, ci ragazza, un sono vari altro. livelli, varie situazioni, ora senza No. entrare nel merito del dettaglio. Parlando di robe gravi, di pervasività grave, magari al limite con la psicopatia, magari al limite con altre situazioni, cioè raga, qua ci sono veramente persone che arrivano anche a compiere atti antiumani, cioè non so come dire, quindi spesso i Allora, profili sì, criminali e infatti sono associati allora, anche a questo tipo di esatto, disturbo, cioè però ecco, quindi è torniamo giù un grave, pochettino cioè da questa cosa del... Ok, torniamo un pochettino giù da questa sì. pervasività. Ci sono quelli che arrivano a compiere atti disumani, eccetera, eccetera, e questo è il peggio del peggio. Ma ci sono anche, nella vita di tutti i giorni, disturbi narcisistici che non sono stati diagnosticati. A E che voglia. se la vivono belli belli con le loro scimmiette volanti, e quando capitate nelle mani di questi personaggi, vi assicuro che vi possono fare veramente del male. Che siate un dipendente, che siate una fidanzata o un fidanzato, che siate un amico, creano grossi problemi, cioè creano problemi che poi voi dovete risolvere. Per cui, vi ripeto, quando avete il dubbio di aver avuto a che fare con un narcisista, probabilmente non avete avuto a che fare con un narcisista, perché se ci avete avuto a che fare, il dubbio non ce l'avete. Ok, sono quelle cose talmente Non ce eclatanti. l'avete. Ok. Sono quegli aspetti che quando passa il tempo... Poi vi potete anche spiegare a posteriori, perché magari poi cominciate a leggere, cioè uscite da quella relazione pensando di essere matti, Quello è uscite da capitato pure a me, quell'interazione, sincera. cioè Pure a me è uscite da quella capitato. interazione con un deficit cognitivo per cui non riuscite più a stare attenti, non riuscite più a lavorare, non riuscite più a pensare, pensate, continuate a rimuginare su quello che avete fatto, quello che ha detto, quello che non ha detto, ma sono sicura di aver detto quello perché forse ha detto quello, io ho capito male, forse aveva ragione lui o lei perché in realtà quando abbiamo parlato era... E questa cosa No, diventa soprattutto se ti viene cosa di proprio tutti i detto, giorni. se ti viene proprio detto Soprattutto chiaramente, tu non capisci, fraintendi, vedi succede la tutti i realtà giorni, distorta, no? a voglia, Quindi tu percepisci una realtà completamente distorta e per un certo passaggio della tua vita pensi di essere matto e fai lo sviluppo di ossessioni, lo sviluppo di dubbi è talmente
alto, è talmente forte che Sviluppo di veramente non ti ossessioni, hai faccio più detto. della tua stessa capacità di interpretare la realtà. E questo non ha a che fare, non avete avuto a che fare con uno stronzo in questi casi, Guarda che a ma me a sta roba livelli qua è alti. successa precisa come l'hai raccontata, da tutto, dalla mancanza di concentrazione, ai dubbi sulla realtà, su me stessa, sulle ossessioni, tutto quanto. Però, ad esempio, Mitch, sì, fai pure, magari scrivimi in privato come vuoi. E dicevo, però, ora, quello che tu hai descritto può accadere soltanto in occasione di un disturbo narcisistico, perché ce l'ho sto dubbio, o anche qualcos'altro all'interno del cluster B, cioè si possono ripresentare situazioni simili anche non necessariamente con un disturbo narcisistico, ma proprio come l'hai descritta, Allora, oppure non è tipico, diciamo, di, che ne so, gli altri tipi di disturbi del cluster B. Questa è una curiosità mia pura. il fatto è che il disturbo antisociale è molto spesso legato al disturbo narcisistico, vanno un po' a braccetto. Allora, la percezione di essere completamente folli è tipico proprio di come ti riduce un narcisista. Ok. Cioè, la follia, quando esci da una relazione con un narcisista, tu pensi di essere matto. Cioè, O di avere un disturbo della non hai, personalità ti rendi, nel mio tra caso. l'altro pensi di essere tu il narcisista, perché dopo un po' riescono a Davvero qualche girartelo anche così, disturbo. o di avere qualche disturbo tu. E quindi alla fine Sì. vai dallo psicoterapeuta, no? Vai dallo psicologo Sì. e il narcisista dice, ah ecco, visto, era lui, era lei quella matta. Visto è anche andato dallo psicologo, no, Vabbè, io mi sono che sentita sono proprio dire, spero, spero la che... strage Guarda, ti degli dico una cosa, innocenti. io mi sono sentita dire, spero proprio che alla fine risulterà che il disturbo ce l'hai tu e io no. E invece mi dispiace, ma non è andata così. È stato proprio confermato il contrario. Mi dispiace, molto. Però sì, a questi livelli, proprio spero proprio che... Ma così. Certo. Non, cioè, mi dispiace, però mi sono passata dei mesi di merda, mi sono passata dei mesi di merda, ma parecchi anche. No, ma quello che appunto dicevo, a me sta cosa qua è capitata, però in una relazione con un disturbo borderline, cioè così lo dico proprio chiaro, proprio uguale, però... Ma il disturbo borderline, allora, il disturbo borderline ha un... Allora, queste cose le dice quando è incattivito, quando si sta litigando, eccetera, eccetera, ma non è... Allora, diciamo che sminuire per un disturbo border è quando fa fatica ad entrare in interazione. Il narcisista, quello pensa solo a farti del male, cioè non... Non ha, lui ha appreso, apprende delle cose da fare che sembrano cose carine, ma perché ti sta facendo entrare nella trappola. Il borderline è più genuino dal punto di vista della patologia, perché Più è schietto. sregolato, è sregolato. Ciao, stagno. Per cui vive le emozioni, le vive tutte le emozioni, non vive solo la rabbia, come vive ad esempio il disturbo narcisistico, ma le vive Ah. tutte. Quindi si sente profondamente innamorato, profondamente, cioè passa dall'idealizzazione alla svalutazione. Quindi Sì. quello che voi percepite come gaslighting nel disturbo borderline, in realtà è il momento successivo a quello che viene definita svalutazione. Ti idealizza, ti mette su un piedistallo e il giorno dopo ti butta giù, perché è la sua modalità di interagire, il tutto o niente. Ad esempio, io non sono mai stata messa su nessun piedistallo, cioè proprio mai. Cioè la fase dell'amore, Bellissima, io... sei meravigliosa, sei proprio non ce la si può fare con te, è una cosa terribile, non, cioè, Mi sono beccata solo la su parte della e giù. merda, sì, Su e giù. scherzo. Però davvero, no, la parte del love bombing o comunque dell'amore me la son persa, me la son persa. L'adattazione e l'idealizzazione, Perché magari non fa sì. love bombing il borderline? No, Il infatti è borderline vero quello. parte piano, poi a un certo punto switcha Ah, ecco, per quello. completamente. Invece con love Ma bombing un ci altro sono tipo. andata a nozze con la situazione di Napoli. Ah, lì era proprio bello, bello, mi è piaciuto un sacco. Peccato che poi è finito, perché il love bombing era stato bello. Ah, Vabbè, ecco, era bello. un'altra cosa importante dei disturbi narcisistici.
A volte ve lo dico, hanno imparato, probabilmente non siete la prima relazione che hanno, per cui hanno imparato che sono manipolativi, lo sanno perché gliel'avrà detto qualcun altro nella loro vita, probabilmente, perché voi ci avete a che fare magari quella volta, ma loro hanno avuto a che fare con tante altre persone prima di voi. Quindi tante altre persone avranno detto loro le stesse identiche cose che direte voi quando la relazione finirà. Vari A feedback, loro, quindi insomma. siete esatto, le stesse cose. Per cui cosa fanno loro? Imparano, Migliorano, apprendono che quel affinano l'arte. È come un comportamento serial killer che sempre affinano meglio va a l'arte. produrre la sua vita. Come mai? Affinano l'arte facendo cosa? Appiccicandosi delle cose che hanno capito addosso, ma non le introiettano mai, non le fanno mai diventare Di davvero loro. facciata, Ecco perché non quindi. c'è. Ecco perché non c'è il cambiamento dentro un disturbo narcisistico, perché non riesce davvero a introiettare qualcosa, se lo appiccica addosso, quindi diventa una specie di attore con un'accozzaglia di personaggi dentro, ok? Appiccicati. Il Sì. borderline, in compenso, quello introietta qualsiasi cosa. No, e Quello sono ho veramente molto capito come diversi. sono. Io a volte li confondo. Utilizzano in maniera massiccia l'identificazione proiettiva. Quindi, quando percepisco, infatti, i disturbi borderline, quando hanno a che fare con un narcisista, ne escono completamente distrutti. Ho visto adesso i rotolini, Completamente. comunque. Nel frattempo mi sono accorta di avere Hai i rotolini di rotolini? liquame esposti, va bene? Ricordatevi come i rotolini, L'ho quelli. tutta No. abbozzolata. Vabbè, no, no, dai, dai. Ok, Esiste il peccato della carne e non quello delle ossa. Ricordiamocelo non l'ho sempre. capita. Questo era il motto l'altro motto dello psichiatra, quello dei disturbi dell'alimentazione quando facevo il tirocinio. Ragazzi, esiste il peccato della carne e non quello delle ossa. Quindi i rotolini ben vengano, con un po' di ciccia in più, un po' Ma di sì, ma carne benvengano, anche così un attimino. Non me l'aspettavo, eccola lì. Allora, no, 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 dicevi Stavamo dicendo, che dicevo che un no, borderline con il un disturbo borderline esce narcisista devastato, ok. devastato, devastato. Devastato. Perché? Perché il disturbo borderline ha bisogno di riempire il vuoto. Fondamentalmente l'obiettivo è riempire il vuoto. Figuratevi un narcisista che fa love bombing riempiendo tutto il vuoto del borderline e ad un certo punto lo gaslightizza cominciando a togliere un po' minacciandolo di togliere quello che gli ha dato, Sì. E quindi di aver lì si crea la ricoperto quel dipendenza vuoto. proprio a livelli Borderline, ma ciao. estremi. Borderline è disposto a fare qualsiasi cosa in quel caso, purché non gli venga tolta diciamo, la complementa quello che è riuscito a completare il suo vuoto, no? Perché non Sì, hanno a una riempire il struttura, vuoto. non riescono ad avere una struttura solida. Però i disturbi borderline, psicoterapia ci vanno, a volte Oh. arrivano perché ci sono, diciamo così, delle. O sono stati con un narcisista, oppure sono fuori da una relazione tossica, per cui cominciano a pensare che c'è bisogno di qualcosa, è uno dei momenti migliori per riuscire Sì, anche a perché se ci stai in una prendersi relazione in tossica, carico. qualche problema, l'hai detto, qualche problemino ce l'hai pure tu, perché se no appena ti accorgi che c'è Sì, puzza, te ne vai, esatto. giustamente. Loro ne escono e vengono, oppure hanno qualche Ciao Paul. patologia correlata, tipo, non so, abuso di sostanze, abuso di farmaci, disturbi dell'alimentazione, ogni tanto distimia. Quindi vengono per questi. Però poi quelli riescono a lavorare anche in Ecco, psicoterapia. allora. Beh, meno male, meno male. Vedi, questa è una grossa differenza. Quelli, Prima. se visto che riescono, sono un po' lunghe le psicoterapie perché comunque c'è da fare un gran lavoro. Bene. Però su quelli ci sono dei miglioramenti, sono i miglioramenti che mi commuovono di più in assoluto. Immagino, ma immagino. Ma infatti Perché io sono loro ad un dell'idea certo che. punto percepiscono veramente bene la loro natura. Quindi quando quello avviene è veramente motivo proprio di commozione, è una cosa Immagino, proprio immagino. bella, perché vuol dire che in quel momento hanno proprio la possibilità di evolvere. Bellissimo deve essere come emozione proprio quella di vivere e capire che si può cambiare la propria vita, stare meglio, migliorarsi, eccetera. Però devi sentirlo davvero, cioè non è una cosa razionale, no? Cognitiva, nel senso sì, si può fare, no, devi proprio avere la percezione che No, sta già no, no, davvero proprio succedendo. comprendono, è lì È sì che tipo si un'epifania piange, che avviene. lì.
che avviene durante la psicoterapia. Tra l'altro, a questo proposito, io volevo, già l'anno scorso mi ero messa in contatto con una ragazza che si chiama Emergenza Borderline e lei ha fatto un percorso, la conosci, di psicoterapia da Borderline, e magari mi piacerebbe... L'ho sentita, ne parla, dato che lei è guarita. Esatto, lei è guarita. Quello che viene considerata guarigione nel disturbo borderline delle personalità, il che significa... Sì. Che non è che non avrà mai più una struttura borderline, ma vuol dire che ha appreso dei comportamenti che sono anche diversi dai comportamenti standard, chiaro, del disturbo borderline. È quel discorso. Quindi, degli strumenti, c'ha, cioè, degli strumenti in più da utilizzare. Esatto. Ce l'avevi spiegato, no? Magari la sua, o comunque di chiunque abbia avuto un disturbo, la prima tentazione è quella di continuare a fare la cosa che si è sempre fatta, l'abitudine. L'automatismo. Per fortuna, il cervello fa economia, usa quello che conosce meglio. Ma che belli alert nuovi. Esatto, usi quello che sai fare. Però per fortuna chi fa un percorso di psicoterapia e lo fa costantemente e ci va e si impegna e non che è, può avere dei bellissimi risultati. Lei sì, ne parla, lei fa sensibilizzazione e divulgazione su questo, non da psicologa ma da persona che lo ha vissuto, e quindi... quando l'avevo invitata era incinta, insomma, non poteva. Adesso poi magari la reinvito. Ah, mi farebbe piacere se la portassi in live. A me molto. Credo che lo farò. Quindi abbiamo detto che nel caso siamo accanto a persone con disturbo narcisistico, da fidanzati, eccetera, mettiamoci l'anima in pace e magari cerchiamo anche di capire noi perché ci innamoriamo di un certo tipo di profilo. Scappate. Sì, ma scappate. Proprio perché... Se avete, cioè, a che fare con... Capito. Però nel caso invece di un disturbo borderline... Proprio perché hai detto adesso che ci sono delle possibilità, eccetera, ti innamori di una persona, poi dopo scopri che ha il disturbo borderline. Ci sono delle difficoltà nella relazione, però sei innamorata, siete innamorati, siete innamorate. Che si fa? Cioè, come si può stare accanto anche nei momenti in cui, diciamo, che ne so, di difficoltà, appunto, in cui è tosta stare accanto, ma farlo nel migliore dei modi, non da sottona, tappetino, come si chiama lì l'infermierina, ma in modo sano, no, se no, si può. La Croce Rossina, candy candy. Allora, adesso dirò una cosa che chi sta insieme ai borderline non piacerà, a loro non piacerà assolutamente. Sì, Sdianu, un po'. Che succede? Cioè dice se il disturbo borderline è assimilabile o comunque un po' vicino ai disturbi bipolari. Cioè, l'hai detto prima, possono avere qualcosa in comune, sì, insomma. Sì, sono correlati positivamente nella patologia, per cui se c'è uno è altamente probabile che ci sia qualcosa anche dell'altro, diamola così. Ah, Simona, non so quel dettaglio specifico, poi ne parliamo direttamente con lei comunque. Dai, dicevi, okay, del disturbo borderline? Dicevo del disturbo borderline, allora... Intanto deve essere, inizia con tutto va bene, tutto va bene, tutto va bene, perché quando si innamora il borderline è riempito dall'amore, per cui il vuoto non lo si percepisce immediatamente. Tra l'altro sono delle persone estremamente interessanti, perché sono vive, sembrano, cioè, io dico hanno a volte il genere dell'animatore turistico, no? Cioè, sono delle persone molto teatrali, ma a volte anche molto simpatiche, molto di, cioè, riempiono questo loro vissuto, mm-hmm, e delle persone con cui non ti annoi facilmente, perché ne sanno sempre una più del diavolo, piace far festa, sono persone che apparentemente molto vive. Quindi durante la fase dell'innamoramento voi le percepite come molto up. Ok. Quando cominciano le prime avvisaglie di relazione che semplicemente sviluppa delle abitudini, quindi entra nella norma della relazione, quelle che dovrebbero diventare relazioni normali ad un certo punto, perché sapete che c'è l'innamoramento, sì, e poi c'è la fase in cui l'innamoramento non è che passa completamente, l'innamoramento semplicemente si normalizza un pochettino di più. Ma dura 36 mesi, no? Però? Cioè, sono 3 anni. No. È fisiologico, anche l'innamoramento, prima, quello biochimico, va dai 6 ai 36 mesi. Però al di là dell'innamoramento, diciamo così, biochimico, c'è, okay, un aspetto di costruzione in cui semplicemente il rapporto tende a sviluppare un po' di abitudini.
Semplicemente a normalizzarsi un attimino, che non vuol dire che passi l'emozione, il pathos, quello che è, però tende un po' a normalizzarsi, Sì, non quindi a è che ogni cosa che diventare fai, più oddio! Cioè, sereno. non è tutta una novità No, meravigliosa, non è una scoperta continua. Ok. può essere, però tende a diventare più sereno, viene affrontato in maniera un pochino più serena. Serenità per il borderline significa Noia. no. Noia, disperazione, cioè, per cui Questi sono i non miei tratti, ad riuscite, esempio, credo che qua arrivano i non campanelli. riuscirete. Vabbè, ma dai, dei tratti di cluster B lo sappiamo già, abbiamo già detto, già, non Sì, ha so, voglia. i Però io tratti sono una borderline, poi persona vi di ripeto, niente, io quindi li mi amo metto accanto a persone profondamente i belle disturbi borderline della strane. personalità. Belle strane, che Quindi, così non mi tratti di annoio. personalità borderline sono nostri amici, ok? Che Ok. succede? Che nel momento in cui arriva la serenità e la noia, questi li percepiscono come un dramma. Non riuscite a sviluppare delle abitudini e serenità col disturbo borderline, perché nel momento in cui arriva la serenità, questi vi combinano qualcosa per ricreare hype, che deve essere o positivo o negativo. Quindi, Ah, o un po' di si rimane pepe. incinti. O cominciano ad avere dei comportamenti compulsivi, o cominciano a creare dei litigi, a volte litigano apposta, hanno bisogno di creare continue emozioni, cioè c'è bisogno di essere sempre sul pezzo in maniera a 100, no? Cioè sempre yeah, continuamente. Per cui la serenità è percepita come noia mortale. Non c'è una via di mezzo. Un Sono po' mi persone che succede sta vanno dal cosa, proprio vabbè, inutile che lo bianco al ripeta. nero, tutto, niente. Non ci sono Tutto, niente. gradazioni. Esatto. Sono felice e sono triste. Sono felice e sono triste. Ecco, insomma, diventa. Però tutti noi Sera. abbiamo sono felice, sono triste. Può succedere, ok? Nel disturbo borderline certificato, se non mi viene Sì, diagnosticato, sono non i felice, sono tratti, triste, insomma, il può capitare disturbo, nella ok? stessa giornata immotivato completamente, per cui è proprio difficile. E purtroppo, per esempio, nelle donne borderline succede che per questo motivo, perché trovano l'hype di innamoramento felicissimo, ti fanno sentire il re del mondo, parlo al femminile in questo caso, perché è molto più presente nelle donne che negli uomini, così come il narcisismo è molto più presente negli uomini che nelle donne. Il disturbo borderline, quando è nelle donne, fanno sentire l'uomo un re, per cui gli uomini si innamorano di queste donne borderline, salvo che nel momento in cui queste cominciano ad avere scompensi, non sanno più come comportarsi, quindi le percepiscono come, a volte quando va bene le percepiscono come delle stronze, a volte le percepiscono, non riescono veramente a comprendere il motivo per cui ci sia questa Cambio. grossissima difficoltà che non c'era magari qualche settimana prima, addirittura qualche giorno prima. E nel frattempo, per riuscire a recuperare questo rapporto, cercano di dare alla persona borderline qualcosa che la faccia ripartire nell'hype. Quindi promesse di matrimonio, promesse di, non so, in quel momento succede che si fanno figli dopo 3-4 mesi che si sta insieme, ad esempio. Quindi Fatelo. una me sì. Quindi I miei mi hanno avuta quando dopo ci 3 mesi sono che stiamo questi tratti insieme. borderline particolarmente sviluppati, succede che di solito la donna ha già altri figli avuti da altre storie, perché è una specie Ciclo che si di ripete. ciclo che si ripete, e cominceranno anche ad essere infedeli. Perché il disturbo borderline della personalità ha a che fare anche con un comportamento compulsivo ed impulsivo della vita sessuale e Ma tutti, dell'abuso di tutti, tutti, perché ad sostanze. esempio io ho avuto, Quindi, non c'era questa cosa nella relazione, cioè, almeno allora, che io sappia, non c'era. c'è l'aspetto di compulsione. Ok. Compulsione vuol dire un aspetto di dipendenza.
Poi, da cosa siete dipendenti e come avete queste azioni compulsive? Dipende Può essere che anche invece che essere una dalle. forma, una forma che verte sulla sessualizzazione, magari verte su comunque una ricerca di attenzioni, ma che ne so, faccio per dire, solo virtuale e non fisica e non sessuale. Cioè è comunque una Sai tipologia. che è molto più presente nei tratti istrionici questa? Quelli di cui Ok. parlavamo l'altra volta. L'erotizzazione, la seduzione, la Sì, modalità esatto. di seduzione c'è, ma molto meno l'aspetto della sessualità. Cioè, paradossalmente, l'istrionico, una volta che ti ha sedotto, non ha più bisogno di andare verso l'aspetto Ah, sessuale. ok. Invece il borderline di solito sì. Però scusa, di solito ho capito una cosa, ci Borderline sono. vive la sessualità in maniera un po' più compulsiva. Allora, ricordiamoci sempre che non tutti i borderline sono uguali gli uni agli Esatto, altri, questo perché ci volevo sono dire, dei ci sono. tratti più o meno presenti, Esatto, ci sono tanti più o meno criteri, magari presenti. uno quel criterio non ce l'ha, c'ha tutti gli altri, è comunque borderline, magari Allora, quel diciamo che criterio ce lì ne non sono. ce l'ha. Allora, alcuni criteri sono standard, cioè Non sono sono come sempre gli optional, quelli. sono proprio di default, capito? Esatto, sono di default, tipo il senso di vuoto, quello è proprio tipico, Ok. è sempre, proprio sarebbe, si potrebbe definire patognomonico del disturbo borderline, nel senso che Patognomonico. definisce il disturbo quando ti dicono ho un continuo senso di vuoto costante, altamente proprio, cioè ti sposti proprio, ti sposti sul tratto borderline, perché è proprio tipico dei disturbi borderline. Il senso di vuoto costante, gli sbalzi di umore, e quelli sono quasi, molto spesso sono il motivo per cui vengono in terapia, perché soprattutto quando sono in down, Stato di l'ansia, merda. L'ansia. disturbi d'ansia, a volte sviluppano, sì, poi quelli sviluppano attacchi di panico, disturbi dell'alimentazione, non so, dipendenza da sostanze o da qualcos'altro, oppure fisse particolari, cioè hanno qualche modalità per cui dipendono da qualcosa che gira, no? Ok, che non è detto che sia il E sesso. a volte Però. non è detto che sia il Ok. sesso. Possono avere una sessualità particolarmente vivace perché tendono Ma ad avere magari, aspetti di guarda, compulsione, ma magari. oppure dipendenze tipo il gioco Scherza, patologico, è vero, il no, gioco nel senso. patologico, il gioco, cioè lo shopping patologico, cioè sono dipendenze anche quelle, quindi anche la dipendenza affettiva è una dipendenza. Per Certo. cui tendono a sviluppare qualcosa, perché la dipendenza che cosa fa? Se dipendi da qualcosa, riempi il vuoto. Per cui tendenzialmente vanno a dipendere da qualcosa che riempie a loro il vuoto. Quindi c'è anche dipendenza dal lavoro, dipendenze, ripeto, affettive, dipendenza dallo sport, magari fossero dipendenze sempre dallo sport, perché sarebbe la cosa più sana che può capitare a un borderline. Però dipendenza, so, Oddio, sì, ci da, sono quelli che ripeto, si da spaccano sostanze, anche lì. da alcol, da cibo, da cose che possono riempire il vuoto. Cioè, La domanda sessualità è un difficile. grande riempitivo, per cui Chiaro. l'infomania è una dipendenza. Sì, tutte le forme di dipendenza. Io ho detto ho fatto una battuta, ma Quindi perché rispetto a tutte. quello che vi dicevo prima, non, cioè, zero vita sessuale, quindi ho detto la battuta, ma magari una sessualità vivace, un cazzo. Ma si scherza, non c'è problema, non c'è problema. Allora, no, una domanda interessante è che cos'è il senso di vuoto? Molto interessante, però, appunto, com'è stare accanto a una persona col Il disturbo senso di borderline? vuoto. Cioè, cosa fare per stargli accanto senza peggiorare la situazione, senza alimentare i Allora, suoi picchi di rabbia? Cioè. bisogna sedare ovviamente sempre e comunque il senso della croce rossina. In questo caso è molto più probabile che sia sviluppato la sindrome dell'eroe, perché sono uomini che hanno a che fare con la donna, che del Dio ti salverò, no? Va bene. Ho un paziente che ha a che fare con un disturbo borderline da molti anni, non riesce proprio a sganciarsi. Tra l'altro, questa è anche fidanzata, Ah, lui è e nel l'amante. frattempo, ogni tanto, lui è la persona da cui lei va quando il senso di vuoto è troppo forte. Però ovviamente lui
sta lì ad aspettarla. E lei è un'altra. Ah, ecco, sì. Borderline sono, i borderline sono famosi per le minacce di suicidio anche. Ah, sì. Minacce solitamente. Sì, sì. Disturbi, invece la depressione maggiore non te lo minaccia al suicidio, poi lo fa veramente. Tema molto delicato. Quindi disturbi borderline sono quelli che si dice fanno, creano attenzione perché stanno per suicidare, poi si suicidano con i farmaci, eccetera, 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 eccetera. E che cosa fanno? Non bisogna, è difficile, assecondare questi aspetti. Quindi, ci sono fidanzati o fidanzate che portano le sostanze, non so, da bere, o accettano un'anoressia, accettano una dipendenza, accettano, perché magari le fa felici. No. Bisogna, ah, questo succede spessissimo, bisogna, con i genitori anche, dice vabbè mio figlio bisogna, è... bravissima, bravissima, bisogna interrompere la, la complicità con il, con il, col disturbo, col comportamento, sì. Quindi non dovete in nessun modo assecondare il comportamento disfunzionale, ed è una cosa difficilissima perché lo vedrete soffrire tantissimo, sì. Vi darà la colpa della loro infelicità, oh, e quindi essendo voi innamorati, essendo innamorati di un disturbo borderline, la cosa più tragica che può deve succedervi è... Deve essere una situazione difficilissima da gestire quella. È una situazione difficilissima. Perché tu per farli bene li devi tant'è fare vero. Male. Però non sei manco il genitore, sì. Quindi è una situazione veramente no. Del cavolo. Quindi, ecco perché ti dicevo prima, dirò una cosa che non è apprezzata da chi sta insieme ad un disturbo borderline. Sicuramente il disturbo deve andare a farsi una psicoterapia. Se non ci va, voi minacciate e poi fatelo. Vi lascio, o vai a fare la psicoterapia o qua è finita. Okay. Piuttosto andate a fare la psicoterapia, sono un po' più riescono ad andare meglio in psicoterapia, però ce li dovete mandare. E anche voi, se non siete in grado di gestirli, dovete farvi una psicoterapia che vi aiuti a gestirli giorno dopo giorno, perché le terapie con i borderline sono lunghi, e soprattutto se avete figli di mezzo, oppure vi sentite particolarmente innamorato, quello che è, dovete riuscire ad avere una visione il più possibile lucida. E vi assicuro che per dire di no ad una persona che amate per il suo bene, dovete essere veramente tanto strutturati e tanto forti, perché quella farà, poi i borderline in quello sono molto bravi a far manipolazione, vi faranno sentire malissimo perché umana, non state dando loro qualcosa di cui voi siete consapevoli che farà loro male. Quindi non gli state dando la droga, adesso mi viene da dire quello, però sì, ma la droga intesa la sostanza come della dipendenza. Quello che anche è la sostanza da cui sono dipendenti. Esatto, può essere anche non una droga. E loro se la prendono con voi, cioè dicendo che voi non li capite, voi nessuno li capisce, vi metterà, vi dirà che siete esattamente come tutti gli altri, quindi inizierà la svalutazione più totale per raggiungere i loro obiettivi. Bisogna essere delle statue di sale, non, no. Ecco, bisogna perché è consigliato, oh no, sicuramente fermo. Che in terapia ci si vada tutti e due. Ciao Toki, tutti esatto. E due, magari non insieme, però perché è una cosa diversa. Ciao, cioè non terapia di coppia, perché magari è una cosa un po' diversa. Non lo so. Però, allora, terapia di coppia la si può anche fare, sicuramente il disturbo borderline deve avere una sua terapia fissa, e si può anche fare terapia di coppia, però sono più, due cose che vanno in parallelo. Appunto, non cioè, non si cura un disturbo borderline in una terapia di coppia. Come? Si no, può curare beh, la no, coppia, è chiaro. Un disturbo borderline in una terapia di coppia, no. Il disturbo borderline deve seguire la sua terapia, certo. E andare fino in fondo e proprio sbatterci la testa. Poi se c'è una terapia di coppia, ok, va bene, parallela. Sì, allora la terapia di coppia serve proprio alla persona che ha bisogno. Alle dinamiche di coppia. Questa... Ma tu il disturbo esatto. Te lo vedi nella tua psicoterapia, certo. Ripeto, perché capito. Molto spesso ci può essere anche un figlio in mezzo. Quando si palesa il disturbo di personalità borderline, c'è già un figlio in mezzo, lì sono veramente problemi grossi. Perché poi è un attimo che il figlio viene utilizzato come mezzo di
ricatto per avere la sostanza, ripeto che non è per forza una droga, ma può essere qualsiasi tipo di sostanza, la dipendenza, ci possono essere dei Ah, vengono. Ah, ho comportamenti. capito, il bambino viene usato come Certo, ricatto. Certo. quando il disturbo borderline non sa più che pesci pigliare, lì, cioè, piglia tutti i pesci che trova, Vuol dire che è tutto disposto a ciò che è tutto? disponibile. È disposto a tutto, pur di ottenere quello che vuole. Nel limite delle possibilità che ha, non ad uccidere, però sì, cioè, Ah, oh, beh, ok. ne ha bisogno, sta male, sta veramente molto molto male ed è il motivo per cui lì bisogna puntare sul mandarlo in terapia, perché loro lo sentono il dolore, Ok, sentono quindi ecco proprio il il male, consiglio sentono migliore per lo chi. stato di vuoto, lo stato di vuoto crea proprio il dolore estremo e quindi lì c'è bisogno che loro vadano in terapia, lì si può puntare a spingerli in terapia, però per mandarli in terapia dovete farli cadere col sedere per terra, cioè devono stare così male da capire che devono andare in terapia. E se continuate e se date loro un po' di nutrimento, non, finché ne hanno, Quindi dice cercano di tutto evitarlo, sommato perché la sto terapia così significa che me ne sì, frega di perché andare la là. terapia poi è cambiamento e quindi al cambiamento si ribellano È perché è molto impegnativo difficile, devono molto. prendersi. Devono riuscire a risolvere da soli il loro vuoto, per cui avranno a che fare con dei mostri, diciamo del passato, dei loro fantasmi, scheletri loro che sono veramente tanto, tanto pesanti. Infatti Capito. arrivano molto spesso da traumi, arrivano da violenze passate. Loro sì che hanno, il borderline, spessissimo hanno traumi nel passato, molto più dei narcisisti, violenze, Infatti sono io ho il molto, è molto più profilo travagliata sociale, la vita del no, profilo borderline. familiare mio perfetto per un disturbo borderline, nel senso violenze in casa di tutti i tipi, quindi il fatto che io abbia qualche tratto come minimo, come Eppure, sei minimo. stata molto brava, hai sublimato, hai solo dei tratti, a noi piacciono tantissimo questi Una tratti. bimba cazzutissima ero, guarda, ho sublimato. Eh sì, Comunque adesso ci sono un sacco di domande curiose, ragazzi, ma multipotenziale sull'autolesionismo, sul disturbo borderline può sfociare nel narcisismo? Ti direi già io di no, perché sono due disturbi diversi. Il disturbo borderline non può sfociare. possono essere copresenti, cioè nel Possono senso che esserci ci tutte e può essere due. una comorbilità, ci possono essere tutti e due, non è che il disturbo borderline poi si butta ad essere narcisista. E non si Una trasforma. struttura narcisistica. Allora, considerate che i disturbi di personalità si strutturano nella prima età adulta, quindi si potrebbero strutturare essendo molto simili, afferenti allo stesso cluster, delle caratteristiche simili e quindi ci può essere una comorbilità di comportamenti, quindi può essere diagnosticato come diagnosi primaria un disturbo borderline della personalità e dei tratti narcisistici. Esatto, Quindi sì. quello sì, ci può essere anche un disturbo borderline, come si dice, diagnosticato in comorbilità con un disturbo narcistico Sì, sì, certificato, sì. Tra scusate, l'altro, guarda, diagnosticato. avevo una ragazza che poi non si è presentata. Quando ho fatto la live Ma avevo... non li trovate in giro quelli, li trovate ricoverati. Ah, però aspetta, perché nel gruppo dove avevo chiesto per fare delle live, poi si erano presentate diverse persone e avevo programmato una live con una ragazza borderline, un ragazzo bipolare, entrambi si sono presentati, e una ragazza con doppia diagnosi border e narcisistico. Lei non si è presentata. Ora sta malissimo, che è sicuramente un'intervista interessante, anche perché una ragazza con la diagnosi di disturbo narcisistico non è così comune, credo, quindi poi non so se Beh, fosse non è così, vero. ma te l'ho detto, quelli li trovi ricoverati, cioè quello è uno scompenso veramente molto elevato, è difficile. Entrambi, forse aveva tracce di tracce, no, forse aveva tratti di, non lo so. Comunque Tratti. sia, so che non si è presentata, ma ha detto guarda, cioè, non sto bene, e poi è finita lì. Comunque, rispetto a quello che ho detto, era una bambina Infatti, guarda, non cazzutissima. sto, no, guarda, non sto bene, si vede che stava succedendo qualcosa. Ma ha detto che aveva il ciclo, semplicemente. Io sinceramente l'ho percepito
percepita come una scusa, non ne ho voglia, però poi alla fine ognuno è libero di fare quello che vuole. Voglio dire una cosa, il fatto che io abbia detto ero una bambina cazzutissima e per questo motivo non mi è venuto il disturbo, non vorrei che venisse percepito come discriminante nei confronti di chi invece poi il disturbo ce l'ha, nel senso che ho detto una... cioè, era una battuta, nel senso, non voglio far passare il pensiero che di genitori ne abbiamo due. Eh? Di genitori ne abbiamo due. Uh-huh. E oltre ai genitori c'è anche tutto un entourage di mondo intorno a noi, sì, che dovrebbe fare qualcosa, che interagisce, certo, con noi, per cui non è... No, non ma è, era per dire che non è che chi invece il disturbo ce l'ha è stato meno capace a non farselo venire. Vuol dire che non è stato un bambino cazzutissimo, esatto, a volte non si ha proprio le possibilità e comunque non è... Esatto. Vuol dire che c'era anche da un'altra parte qualcuno, c'erano allora degli aspetti di protezione, c'era qualcosa che proteggeva anche da queste cose, cioè tanto c'era di disperazione nei confronti del padre, tanto magari c'era qualcuno che in realtà poi faceva, ha sviluppato un buon rapporto, insomma. Più. Sì, si parlerà di schizofrenia in qualche live, se non l'abbiamo ancora fatto, o comunque ogni tanto qualche live è uscito. Se volete però, parlare sì, di schizofrenia, possiamo anche parlare di schizofrenia. Lo facciamo, è un volentieri. Ti svegli una mattina borderline con tratti narcisistici, buongiorno un cazzo. Buongiorno un cazzo. Allora, guarda, tra l'altro Narcos, abbiamo fatto una live interessantissima con un ragazzo che è in chat, PsychoSoul, che lui ci ha raccontato del suo disturbo depressivo, depressione psicotica, depressione, non mi ricordo, comunque sia allucinazioni uditive. Maggiore. Insomma. Maggiore, la depressione maggiore, nella depressione maggiore capitano queste connessa cose. Connessa a psicosi di tipo uditivo a livello uditivo, di allucinazioni, proprio nel senso che io ti sto parlando uditive e tu senti la mia voce che ti dice fatti del male. È stata una live bella, la puoi... Ah, Ceri, è vero, forse sì, Ceri proprio... No, comunque capita, cioè cerchiamo con lei, con Emanuela Papa, che è una psicoterapeuta, di parlare di psicologia, soprattutto poi centrandoci sul discorso relazioni e disturbi della personalità, perché poi, guarda caso, sono i miei interessi principali. Però capiterà sicuramente, anzi... Coincidenze? Sì, coincidenze? Non credo. No, ne parliamo, interessante. Vabbè. Abbiamo comunque fatto, sì, secondo me, una abbiamo messa... Ragazzi, l'asse 1, dell'asse 1 non parliamo così spesso, però nell'asse 1 abbiamo veramente, non so, depressioni, tutte le tipologie di disturbi dell'umore, disturbi dell'adattamento, disturbi d'ansia, gli attacchi di panico, i disturbi dell'alimentazione, i disturbi d'abuso di sostanze, i disturbi da dipendenza di qualsiasi genere, eccetera. Ne abbiamo da parlare, le schizofrenie, appunto, quindi insomma, tutti tipo le tipologie di schizofrenia, tra l'altro, perché ce ne fosse solo una, no? Ce ne sono, se abbiamo mai parlato con le cause che portano soprattutto le donne a restare, le psicosi, i postpartum, sarebbe interessante sapere. Sì, ragazzi, la schizofrenia viene live, per forza. Magari, ma possiamo provare a fare una live proprio sulla violenza domestica, la violenza, insomma, sì, sarà tosta, ve lo dico, certo, non so, vediamo se riesce. E allora uscirà fuori il discorso anche di perché ci sono persone che rimangono all'interno di relazioni violente. Ne parliamo comunque in una live apposita. Siccome mi riguarda molto da vicino, non so quando sarà possibile, ma insomma, sì, ci tengo, comunque è importante parlarne. Bene, bene. Allora, c'è qualche consiglio particolare nell'amicizia con una persona con disturbo di personalità evitante? Ha detto all'inizio, non perché tu dovevi esserci all'inizio, ma è già difficile che siate amici, veramente. Per cui bisogna vedere quanto questa persona evitante sia evitante e quanto tu sia effettivamente amica, perché le personalità evitanti è difficile che riescano veramente ad entrare in contatto in maniera profonda. Io lo nomino, diciamo, in maniera sbagliata, però è per farvi capire, il cluster A ha un po' questa tendenza autistica, ma non autistica nel senso che sono autistici, nel senso che vivono un po' in un mondo loro, quindi è molto difficile che abbiano a che fare poi con altre persone. Quindi non pretendete che ci sia
troppo, che sia molto presente, che comprenda fino in fondo i vostri bisogni, insomma, essere amici di una persona evidente non è proprio il massimo, ecco. Ma sono comunque persone che hanno bisogno di essere molto aiutate, Sì, ma tendono chissà a come. schivare più che altro le relazioni. La maggior parte dei casi non sappiamo come farlo, proprio perché, cioè, come l'aiuti, cioè, non ti vuole avere accanto, si isola, è difficile. Possiamo fare anche una live sul cluster A, per esempio, Sì, dai, schizoidi. visto che abbiamo toccato tanto lì. Quando facciamo una live sulla schizofrenia, siccome c'è il termine che ricorre, facciamo schizofrenia, disturbo schizotipico, schizoidi, disturbo evitante. Tac, eh? Magari la prossima settimana. Clack. Ciao Lil, Yes. cosa c'è nell'infanzia di un bambino che lo porterebbe ad avere una personalità evitante? Tipo attaccamento Allora. evitante con i genitori. Ma che Un sì, genitore infatti, personalità evitante. evitante. Non ci sono studi in questo momento non, di certezza che riescono a dire che un Drastica. bambino ha avuto quella tipologia di. Però tendenzialmente l'interazione con la madre, soprattutto nella primissima infanzia, quindi essere lasciato molto da solo. Molto spesso si Quindi agganciano a pensateci bene delle. prima di mettere al figlio i mondi, al mondo i figli. Io Esatto, proprio. pensateci. Jessica, tu a parte, hai fatto benissimo, siamo tutti No, ci felici. mancherebbe. Pensateci bene, giusto? Va bene, sì, adesso. Diagnosticato, non idea, mi è venuto a trovare 2 volte in fase Un'amica con disturbo maniacale, né in fase di bipolare. depressione. Per un periodo ha seguito le cure con le medicine, ma negli ultimi tempi ha deciso che preferisce tornare agli effetti collaterali del disturbo piuttosto che dover tollerare gli effetti collaterali delle medicine. Ragazzi, bisogna vedere che medicine le hanno dato, perché non tutti reagiscono alle stesse medicine, anche se sono stabilizzanti dell'umore, nella stessa maniera. Per cui bisogna trovare il giusto dosaggio e la giusta Esatto, molecola. A bisognerà fare una volte si live fanno anche delle sulla prove. Perché psicoterapia. c'è proprio un aspetto genetico che ha a che fare con quanto una molecola interagisca meglio con te rispetto ad altre. Cioè non è Quindi bisognerà che è fare delle bipolare, allora prove. ti do questo, bisogna fare un po' delle prove. Per cui bisogna vedere anche quanto posso tollerare e comunque molto spesso purtroppo viene detto i disturbi bipolari compensati da farmaci che. Quello basta, mentre in realtà dovrebbero anche fare psicoterapia, nonostante venga compensata la bipolarità biochimica, dovrebbero comunque fare psicoterapia perché hanno comunque una patologia grave, per cui devono essere sostenuti anche loro stessi dalla loro consapevolezza di come devono vivere la loro vita, magari accettando un po' di più gli effetti collaterali del farmaco, perché altrimenti è peggio. Poi la facciamo magari una live proprio sulla questione farmacologica, psichiatrica, Sì, insomma. allora io non posso prescrivere farmaci, lo Certo. ricordo, però ovviamente tutti gli esami relativi alla psicoterapia in psichiatria o la psicologia in psichiatria li ho fatti o la farmacologia anche li ho fatti perché collaboro con degli psichiatri e molto spesso gli psichiatri chiedono a me poi di valutare com'è l'andamento, soprattutto se sono in psicoterapia, per poi dare un feedback. Quindi Certo. per la mia preparazione posso parlare di farmaci in questi termini, Va bene, ma non faremo una andando nel live dettaglio, dedicata che ad poi non gliene ANAS. frega niente a nessuno dei dettagli. No, beh, insomma. Faremo una live apposita. Gli argomenti non mancano. Come vi ricordo sempre, le live sono sempre dalle 18 alle 22 circa. Dalla Circa. domenica al giovedì, quindi ora ci vedremo domenica, però il martedì lo faccio di mattina. Sta dritta, stia dritta. C'ho un po' di scollatura stasera, ho notato, ho notato. E seguite Manuela Papa sui suoi social, Sì. che è divertentissima e bravissima, interessantissima. Quindi Manu Papa Coach su Instagram. Magari se vi girano così le scatole, seguite anche me tante volte.
su Instagram e le altre social, ci sono link in chat, vedi i nostri moderatori come sono pronti. E vi ringrazio tutti quanti, Emma, grazie mille, mi è piaciuta un sacco sta live, veramente un sacco interessante. Grazie a voi. Io ve lo dico sempre, parto stanchissima e poi durante le live Ti carichi. mi fate contenta. Sì. Serata spettacolare. Ricordati di andare a vedere le foto su Spettacolare. Instagram, va bene? Sì, grazie dottoressa, un saluto alla chat. Grazie a voi ragazzi, a tutti voi Grazie a per le voi. sub, per aver giocato con me, avermi fatto compagnia mentre giocavo, finivo il gioco, ora flexerò tantissimo. Per tutto, per la compagnia e per le vostre esperienze che ci avete appunto condiviso, che non è poco. E adesso io vado a Assolutamente leggere su sì, Instagram. importantissimo. Buonanotte Ha a preso tutti. 170 pagine di appunti, E prendono gli là, appunti. Valmank, che per spettacolo, dai, che figo. Prendono gli appunti. Buona serata a Ragazzi, vi tutti. mando un bacione e vado a cenare Buona cena, finalmente. buonanotte e buona serata a tutti. Ciao Ciao. ragazzi, vi voglio bene. Un bacione. Ciao. Ciao ciao.